Un paese che deve dimostrare di fronte a questa pandemia di avere non solo una capacità di reazione, ma di essere capace di una reazione basata su una profonda capacità di innovazione. Non solo per reagire alla pandemia, per reagire a 40 anni in cui il paese non è cresciuto, ma sono cresciute le differenze interne, sono cresciute le diseguaglianze. Ci sono nel nostro paese, prima della pandemia, delle diseguaglianze fra nord e sud che non sono accettabili. Ci sono delle diseguaglianze fra centro e periferie, sempre più periferie, che non sono sostenibili. Ci sono delle differenze di genere, delle differenze sociali che sono inaccettabili. Tu hai detto una cosa che io condivido profondamente, l'ho detta tante volte, la ripeto fino ad essere ossessivo. Si parte dai più fragili. Si parte dalle situazioni in cui la solidarietà dimostra di essere un elemento fondante della democrazia. Su questo noi oggi abbiamo tre questioni molto chiare che voi avete posto in evidenza. Un tema di sostenibilità, un tema del sapere cosa vuol dire sostenibilità, un tema del fare proprio cosa vuol dire sostenibilità. La sostenibilità certo che si deve fare con degli atti normativi, ma se questi atti normativi non sono sostenuti da un grande movimento che in tutto il paese fa sì che la sostenibilità diventa la chiave del nostro tornare a essere un paese unito, questo non funzionerà. Qui con me c'è Barbara Floridia, a cui ho dato un mandato come sottosegretario. Noi abbiamo già dato le deleghe in questo ministero. E una delega che abbiamo dato è stata molto chiara, deve fare un piano legato proprio a cosa vuol dire educazione alla sostenibilità. Questo non deve essere una cosa importante, un'ora ogni tanto in cui si spiega. L'educazione civica non è una materia specifica, è il modo di essere continuo che ha bisogno di competenze, di conoscenze. E l'educazione alla sostenibilità, qui c'è la Barbara, diventa uno degli elementi fondanti della politica, politica, lo dico, bisogna dire la parola politica culturale di questo ministero. La Barbara è lì. Della politica culturale di questo ministero. Questo ministero non è soltanto un ministero di amministrazione. Noi facciamo una politica culturale che ha la sua origine, il concetto fondante di una sostenibilità ambientale, sociale, economica, quindi umana. All'interno di questo abbiamo un secondo problema, che sono le infrastrutture, l'infrastruttura digitale, l'infrastruttura fisica, l'infrastruttura della sicurezza. Nel vostro rapporto c'è un'indicazione molto chiara, che io apprezzo molto, e che si basa sul fatto che noi mettiamo a disposizione di tutti i dati. Il primo modo di essere sostenibile è che tutti abbiano a disposizione i dati. I dati che noi abbiamo di fronte li avete enumerati. E allora noi dobbiamo investire sulla sicurezza delle scuole. Adesso, certo che c'è anche il recovery plan, ma abbiamo anche delle risorse che, come voi ci avete chiesto, noi stiamo sbloccando e abbiamo sbloccato, così che noi stiamo mettendo in fila tutte le risorse che abbiamo per permettere non solo di costruire scuole nuove, ed è importante, sai, costruire scuole nuove, perché una volta le scuole belle, sai cosa erano? Te lo ricordi anche tu quando andavamo a scuola? Un corridoio con tante porte chiuse in cui non sentivi volare una mosca. Le nuove scuole sono luoghi di accoglienza, sono luoghi di socialità, sono luoghi che devono diventare all'interno della comunità il manifesto di una nuova architettura sostenibile e aperta, perché la società deve essere sostenibile e aperta. L'abbiamo scritto in altre epoche e io qui lo ripeto da questo tavolo. Noi abbiamo fatto un lavoro immane in queste settimane che ha potuto avere successo, adesso vi dirò come, perché i governi precedenti, l'amministrazione, tutti hanno lavorato moltissimo in questi anni. Non siamo all'anno zero. No, no, no.
di fronte a una situazione complicatissima. Noi abbiamo 40.200 edifici in questo paese, che vuol dire che la scuola è dappertutto, vuol dire che nell'ultimo paesino di questo paese la scuola è l'idea che lì c'è lo Stato, non come nemico, ma come rappresentante dei diritti di ognuno. Queste 40.000 scuole noi dobbiamo mettere in condizione di essere innanzitutto sicure. E poi dobbiamo fare, laddove non lo sono, delle scuole nuove, e poi magari anche delle scuole diverse, perché come ti dicevo prima, la forma scuola determina anche come si insegna in quel posto. Ma dobbiamo mettere dentro. Allora noi abbiamo, con un lavoro straordinario fatto dalle persone di questo ministero, che io voglio ringraziare tutte, noi sono oggi in grado di darti una notizia, subito. Non aspettiamo il recovery plan. Noi siamo in grado oggi di dire che sulle risorse proprie di questo ministero, che siamo riusciti a rimettere in fila, a rimettere in movimento, a dare quel colpo di reni che tu mi dicevi, io oggi firmo un decreto per assegnare alle province e alle città metropolitane, per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica delle scuole superiori, 1.125.000.000 di lire. Oggi. Con questi noi cominciamo a lavorare affinché in tutte le scuole di questo paese, in particolare nel sud, si possa dire stiamo andando a scuola, luogo di sicurezza, luogo di sostenibilità, luogo in cui la riqualificazione energetica vuol dire anche un ripensamento da parte di tutta la comunità del nostro modo di vivere. Noi mettiamo queste risorse che erano state predisposte dai ministri precedenti, a cui vanno tutti i miei ringraziamenti, e che noi oggi siamo capaci, con quella cosa che tu hai detto, con questa accelerata che tutti stiamo dando, di mettere a disposizione oggi, ma oggi fisicamente oggi. Però queste cose sarebbero di poco conto se queste non diventassero il momento in cui ogni comunità di questo paese ritrova nella propria scuola il proprio cuore. Tu mi hai citato prima una cosa che tu sai, io sono molto legato a questo. Il terremoto. Insomma, io ho imparato una ragione del terremoto che noi diamo spesso le scuole per scontata, poi quando ci scompaiono e si vengono asfaltate per terra, allora scopriamo la scuola. No. Noi dobbiamo uscire da questa pandemia avendo l'idea che la scuola è il luogo principale in cui una comunità si ritrova, partendo dai più fragili. L'altra delega che io ho dato, di cui sono molto felice, è con Rossano Sasso, che è qua, che si occuperà in particolare dei ragazzi disabili, di quelli che hanno più bisogno di sentire intorno a sé una comunità. Eccolo qua, Rossano. Noi siamo una squadra che ha a cuore non la scuola, ma il paese, sapendo che questo è un paese che deve avere al suo centro la scuola. Allora questo 1.125.000.000 per le scuole superiori, per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica, è quell'elemento che ci dice noi stiamo lavorando per rintracciare e ritrovare il filo che forse è andato perduto, che lega lo Stato centrale, la sua amministrazione centrale, lo Stato nelle sue importanti presenze regionali territoriali, perché lo Stato non è né l'amministrazione centrale né in opposizione alle amministrazioni locali, ma è lo Stato, quello che tiene insieme tutti. E parte dello Stato fondante è quello straordinario terzo settore senza il quale il Paese sarebbe fermo. Noi nei prossimi giorni continueremo questo lavoro, ma abbiamo bisogno di voi. Io ho bisogno non solo di Legambiente, ma di tutto il grande mondo dell'associazione italiana che trasforma questo in un grande movimento del paese. Tu prima hai detto una cosa importante, il cambio di passo, l'accelerazione. Guarda che noi siamo anche pronti a farlo, sai, lo stiamo facendo. Questa storia del decreto di oggi che ti firmo ne può essere una prova tangibile. Ma non siamo soltanto noi a farlo, perché non c'è più il paese in cui c'è il governo e sotto il mondo che aspetta.
Il vero sforzo che noi dobbiamo fare, il vero salto di passo che dobbiamo fare è rimetterci tutti in movimento. Dobbiamo rimetterci tutti in movimento, perché soltanto mettendo in movimento il paese usciamo dalla crisi pandemica, usciamo anche dall'emergenza dell'ineguaglianza ed entriamo in una fase in cui sostenibilità non è una parola attaccata ad una nuvola, ma è il modo stesso in cui noi ripensiamo la nostra vita quotidiana. Noi questo... E poi a me il cambio di passo non mi piace neanche, perché io devo riconoscere che tutti coloro che hanno seduto a questo tavolo prima di me, tutti hanno messo tutto se stessi per muoversi insieme. Facciamolo insieme questo cambio di passo. Noi ci siamo, io ci sono, l'ho detto in tante epoche, nei tanti mestieri che ho fatto. Questa squadra, i nostri sottosegretari, questa idea del capire cosa vuol dire educare sostenibilità e questo capire che bisogna partire dai più fragili. Sono deleghe, non sono soltanto richieste, sono deleghe su cui noi lavoriamo. Tu hai citato il tema della mobilità. Io sono molto legato al tema mobilità, anche perché vivo in una città piccola, vivo a Ferrara, quindi tu sai che noi lì abbiamo lavorato moltissimo su questo. La mobilità riguarda sicuramente la scuola, ma non solo la scuola. Noi vivevamo in un'epoca, non dimentichiamolo, in cui fra le 8:15 e le 8:30 tu avevi i tre quarti del paese che erano in macchina, in treno, in autobus, per arrivare ad una gestione di un lavoro che rimaneva ancora strettamente legato ad un'altra epoca, cioè fordista. Allora, partiamo dalla scuola. Io sono contento che noi partiamo dalla scuola e dobbiamo partire dalla scuola. Ma questo è un discorso che non riguarda solo la scuola, riguarda tutta la vita civile, riguarda tutto il lavoro, riguarda tutta la vita di una città e di un paese, compreso il fatto che noi siamo andati in questi anni verso una fortissima concentrazione nei grandi centri urbani e oggi stiamo imparando tutti a fare dei lavori che ci permettono anche di farli probabilmente in luoghi più distribuiti, più presenti, più rispettosi, non soltanto della natura vista come ambiente, ma della natura vista come il nostro ambiente. Noi diventiamo l'ambiente. Allora, su queste cose noi ci siamo.